il Partito Democratico ha un nuovo segretario cittadino. Lo abbiamo ai nostri microfoni stamattina. Avvocato Sarli, innanzitutto complimenti per il nuovo prestigioso incarico che ti proietta, come dire, al centro della bolgia politica senza neanche riscaldamento, mi verrebbe da dire. Infatti io sto dicendo a tutti di non farmi i complimenti, ma tutt'al più un augurio, o un bocca al lupo, un in bocca al lupo, perché ovviamente i complimenti, se verranno, se li meriterò alla fine del mio mandato, comunque nel corso del mio mandato. Indubbiamente comunque è un bel rischio il mio, è una sfida, e soprattutto non tanto per me quanto per il partito e per i cittadini, perché poi il fatto che questo possa portare lustro alla mia persona, questo è tutto da vedere, comunque non è quello il tema, ecco. Ma l'augurio c'è ovviamente tutto. In una recente tua dichiarazione hai avuto modo di esprimerti per un appoggio esterno al sindaco De Luca, ma questo è l'intendimento anche dei consiglieri comunali? Di recente si sentiva parlare di assessorati già assegnati, di vice sindaco per Iudicello. Purtroppo, dico purtroppo perché ovviamente la mia reazione spontanea è una domanda, tra l'altro fatta quando ancora non ero stato eletto segretario, quindi si può immaginare come abbia reso questa risposta. Comunque, diciamo, era un convincimento personale che nasce dal fatto che, insomma, un coinvolgimento di assessori del Partito Democratico in una giunta capeggiata da un sindaco che esprime il centrodestra risulta un ibrido che apparentemente può sembrare inaccettabile. Indubbiamente l'intendimento è della maggioranza del partito, ho potuto appurare che forse è quello, anche se non voglio esprimere una certezza, perché quella sarà resa nota all'esito dell'assemblea cittadina, che preannuncio è stata spostata dal 20 al 30 di questo mese, però indubbiamente c'è un orientamento verso una partecipazione alla giunta. Questa è l'ultima notizia che mi viene da dare, ma perché è frutto di consultazioni di del segretario provinciale, del regionale e dei consiglieri regionali. In effetti De Luca ha provato ripetutamente in questi mesi precedenti a riunire tutti i partiti attorno al progetto Potenza. Probabilmente il PD si è sentito frenato fino ad ora, e diciamo che la città sta aspettando questa decisione, e quindi diciamo l'anticipazione potrebbe essere proprio quella che il PD proverà a partecipare attivamente alla giunta. Sì, con molta probabilità sì. Adesso bisogna vedere, perché nel partito ho anche appurato che, cioè, ovviamente forse ho scoperto una cosa già nota, ma comunque vi sono delle aree, e quindi ognuna dovrà esprimere un proprio intendimento finale, ma insomma diciamo l'orientamento prevalente è quello di partecipare alla giunta, anche, non dico contro il mio intendimento, la mia era solo una spontanea dichiarazione di intenti. Pensavo, ecco, rifacendomi anche a un'espressione del segretario regionale, che mi era sembrato durante il congresso cittadino avesse espresso lo stesso intendimento, e quindi mi ero portato su quella linea, però che ho dovuto appurare non è quella del partito nel suo complesso. Chissà poi cosa ne uscirà fuori e che reazioni ci saranno anche dall'altra parte politica. Infatti il mio dubbio, reso palese anche dalle ultime dichiarazioni del sindaco, che si è scaricato un po' sulla passata gestione del comune, è che forse il centrodestra stia facendo una revisione della sua del suo iniziale proposito, e punti forse alle elezioni, cercando
di sfruttare non tanto il trend positivo che si prefigura alle amministrative del centrodestra, quanto piuttosto quella che si prefigura come trend negativo in alcuni capoluoghi d'Italia, insomma, quelli più importanti. E quindi forse volendo sfruttare questa linea negativa che si prospetta nel centro-sinistra, almeno adesso, quindi può darsi che abbiano voluto invertire la rotta. Ecco, questo è il mio dubbio. Di recente, fatto cenno proprio tu, c'è stato uno scambio di battute a mezzo comunicate stampa che ti hanno visto protagonista. De Luca ha parlato di un sistema che altrove verrebbe chiamato mafioso, tu hai stigmatizzato le sue parole, ma qual è il Sarli pensiero in riferimento a gestioni precedenti che hanno comportato servizi pagati uno sproposito di più di quello che dovrebbero costare domani? Allora, innanzitutto io farei un distinguo, ma non è un distinguo di convenienza, cioè tra quella che è la responsabilità politica e quella che è la responsabilità contabile, amministrativo e, se vogliamo, civile e penale. Cioè, nel secondo caso ovviamente dovremmo attendere eventuali indagini ed eventuali condanne anche penali o civili o contabili. Per quanto riguarda la responsabilità politica, forse si sta puntando troppo, sempre, cioè, sulla base ovviamente di quelli che sono stati gli esiti anche delle delibere che hanno portato al dissesto, si sta però puntando troppo nel centrodestra su queste responsabilità del contabili e finanziarie della passata gestione. La passata gestione certamente è stata una gestione molto costosa, e questo è indubbio. E poi ci sono ovviamente delle situazioni da approfondire, ma mi permetto di dire, pur non avendo il polso proprio della situazione, che attribuire tutta la responsabilità o anche parte della responsabilità al sindaco, diciamo, la vedo una piuttosto grave, soprattutto nei termini in cui è uscita fuori dalle parole del sindaco, che probabilmente non sono sue parole vere, insomma, ecco, però il sindaco non ha puntato il dito, diciamo, nelle sue ultime dichiarazioni sulle responsabilità politiche. Mi sembra che abbia circoscritto il discorso proprio a un fenomeno di malaffare che può vivere, come sappiamo, anche oltre la politica, e anche senza che la politica ne sappia molto. Per questo dico, un sindaco che ha detto quello che non andava bene, non è un sindaco che comunque fa qualche cosa di utile, perché questo indubbiamente, ho capito, però diciamo l'intento era più politico che non, voglio dire, teso a rappresentare una situazione deficitaria, e quindi delle responsabilità che stanno a monte di questa situazione. Indubbiamente andranno approfonditi quei capitoli che rimangono un po' di dubbia. Io questa volta l'avevo letta, le parole del sindaco le avevo lette come meno politiche e più, ma comunque sì, certo. Probabilmente sarà così, è stata forse una reazione anche di impeto rispetto il problema è che quello che è uscito sui giornali, come al solito, forse ha travisato il senso delle affermazioni. Sì, spesso si deforma il significato. Esatto. Ora una nota un po' più, diciamo così, di colore e anche con un minimo di autoironia, facciamo tutti e due gli avvocati, quindi sì. Mi viene di dire, le ultime scelte del PD hanno riguardato avvocati. È successo con Luigi Petrone, è accaduto con Enzo Sarli. Non sarà che la figura dell'avvocato si presta più di ogni altra all'agone politico di questi tempi? Non sarà che il confine sempre più stretto fra illegalità e politica, ovviamente per quello che si sente dire in giro e si legge sui giornali, non sia una scelta quasi obbligata? Sì, diciamo in qualche misura sì, anche se
Personalmente la scelta della mia persona è nata più da una mia disponibilità a rendere questo servizio. È un po' il mio temperamento che mi porta a voglio dire, no? Rimanere sempre alla finestra e cercando di sporcarsi le mani per quanto ne sia capace, insomma. E quindi contribuire in maniera più diretta alla politica e alla cosa pubblica, perché è facile stare alla finestra, giudicare, fare il solone della situazione, però poi non si contribuisce direttamente. Ho notato che avete organizzato una direzione cittadina quanto meno affollata, sembra un'assemblea. È una scelta democratica o in questo caso c'era da rispettare il manuale Cencelli per tutte le correnti del Partito Democratico? Allora, il numero praticamente è previsto proprio dallo statuto, il numero dei 60 componenti della direzione cittadina, pure a me sembra un po' esagerato. Indubbiamente sono rappresentate nell'assemblea cittadina quello che poi si chiama coordinamento, in termini più banali si chiama assemblea cittadina, è composto ovviamente dalle due aree principali, che sarebbe quella renziana e quella di Spera, che fa capo a Speranza, insomma, questo è il concetto. Ora, qualche cosa su Potenza, così velocemente andando a concludere. Centro storico, traffico vietato o traffico libero? Allora, io lo spunto proprio da una tua riflessione. Io sono a prescindere, insomma, dal colore politico, sono per una ZTL addirittura allargata. A me piacerebbe che le opere che sono state realizzate di grande pregio, grande valore, servano effettivamente a qualcosa. Quindi le scale mobili devono ovviamente evitare che ci sia traffico, ci siano macchine sui marciapiedi e quant'altro. Io personalmente poi ho un'avversione al traffico, per cui forse è anche un dato personale più che. E su questo siamo completamente d'accordo. Sull'ACTA il sindaco vuole riformarla, commissariarla. Oggi è diretta da funzionari comunali. Sembra una scelta opportuna quella che propone il sindaco? Io sull'amministrazione ho dei dubbi, perché io non propenderei a delegare completamente ai privati la gestione dell'ACTA, però un fatto serio c'è, cioè che il personale amministrativo non può essere di numero maggiore del personale operativo. Ecco, non so se sono esattamente queste le percentuali, però so che c'è questo problema di fondo. Sì, è così. Quindi questo, ecco, su questo bisognerebbe intervenire, ma credo che il sindaco peraltro l'abbia già detto. Sì, anche su questo si è espresso piuttosto chiaramente. Per concludere, quale può essere la prima cosa da mettere a posto a Potenza? Ma io, se devo pensare al cuore, dico quello che abbiamo detto, cioè una ZTL allargata e poi il verde pubblico, con una manutenzione più corretta, più frequente, insomma, perché anche per dare spazio agli anziani e ai bambini, che sono quelli che ne usufruiscono di più. E poi una città più solidale. Ora, questo concetto è molto vago, però può trovare dei contenuti che largamente ho già in mente. Grazie mille, avvocato Sarli, e come dicevamo prima, un grande augurio e un in bocca al lupo. Grazie. Arrivederci.